Tutti da Giampi, ci troviamo nel Santerno, invernale, quindi sessione a 3 gradi direi, più o meno. Vediamo se prendiamo un pesce. Pescare in fiume solitamente io uso l'anella perché i segnalatori risultano essere piuttosto invasivi, soprattutto nelle prime ore dell'alba. In questa prima sessione in fiume la vedo piuttosto dura oggi. Opteremo per un sacchettino a base di fioccato al pesce, un po' di proteine nell'amo, ho messo un lombrico e un mais fake. Si può pescare con una canna e un amo senza ardiglione. Vediamo se riusciamo a prendere un pesce. Qualche minuto fa sono passate le guardie volontarie, mi hanno controllato se stavo pescando con una sola canna e senza ardiglione. Buon lavoro ed è un piacere sapere che fate rispettare la legge. Questo è il risultato della mia bombetta, fatta con il fioccato di mais al pesce, di cui troverete la ricetta in descrizione e che avete visto da poco, alla quale ho aggiunto un piccolo frammentato di mais. Un ottimo consiglio è pulire lo spot, magari quando non ci sono giornate particolarmente pescose. Vi mettete un paio di guanti e raccogliete la roba. Quello che vi avevo promesso è un video sulla mia cassetta di car fishing, quindi andremo a vedere ora quello che deve esserci solitamente dentro una cassetta per il car fishing. Allora, io partirei sicuramente da un elemento fondamentale che sono gli aghi. Allora, gli aghi ne abbiamo di vari tipi. Ci sono quelli per il leadcore, ci sono quelli per innescare il sacchettino, che sono quelli lunghi come questo. Poi c'è il trapanino come questo. Quindi abbiamo visto gli aghi. Procederei sicuramente con un tiranodo, comodissimo quando si fanno i terminali, per riuscire a serrare il nodo sempre bagnato, mi raccomando. Abbiamo un paio di forbici, anzi due paio di forbici, una forbice normale e una invece più potente con una lama migliore per tagliare i monofili. Abbiamo poi tutta una serie di gommini
e quindi abbiamo tutte le varie tipologie di perline, gomme, line aligner. Io utilizzo molto anche le guaine. A volte le guaine possono essere più comode, nel senso che noi le possiamo tagliare a misura e fare quindi come vogliamo noi. Abbiamo poi una serie di gommini che servono per fare il fermo nell'amo quando facciamo un normalissimo high rig. Procederei sicuramente con una multiuso, che può sempre servire, ad esempio per schiacciare l'ardiglione. Questa la trovate in tutte le ferramente, comodissima. Adesso andiamo alle parti più piccole, quindi avremo dei piombi classici per zavorrare i nostri rig, piombo spaccato nella particolarità, da non confondere invece con questi piombi qui, che sono quelli che hanno il foro passante, che io utilizzo molto, e vedrete a breve anche un terminale specifico che ho utilizzato in fiume con questi piombi. Abbiamo poi i gommini specifici per il ciod, che sono quelli che servono appunto per fermare l'esca. Abbiamo il ferma boiless classico, il classico gangino ferma boiless. Abbiamo delle girelle che si utilizzano ben poco e comunque possono sempre essere utili. Abbiamo inoltre il famosissimo ciod, cioè il chiodino. Chiodino per fare i terminali pop-up. Abbiamo poi infine la classica girella per l'attacco, che è quello che viene utilizzato di solito nel terminale. Procediamo poi con l'accendino. Abbiamo una scatolina dove teniamo anche dei piccoli elastici per fare una pesca alternativa, che non è quella del car fishing ma bensì del pellet. Abbiamo i ferma boiless. Ferma boiless, io utilizzo diversi tipi di ferma boiless, questi sono secondo me quelli migliori, che sono piccoli ed entrano di fatto anche nella profondità, soprattutto del mais fake. Qui abbiamo un altro gommino, che questo serve appunto per coprire la parte esterna del leadcore e del piombo. Abbiamo gli stopperini. Stopperini, questi si utilizzano di solito in acqua salata, ma io li utilizzo spesso anche per fare l'attacco elicottero, quindi l'helicopter rig. Un posto speciale per questa recensione lo dedico al foam, cioè alle spugnette, di cui trovate anche il link in descrizione per come ottenerlo. Questa è stata l'esca che mi ha consentito di catturare la mia carpa più grossa in fiume. Abbiamo un filo in PVA per legare le bombette, che io comunque di solito utilizzo un nodo. Poi abbiamo un 0,25 per fare un terminale brillato, che è quello che utilizzo io solitamente nella parte finale del terminale rig. Abbiamo il tungsteno, che serve appunto per appesantire il rig, molto comodo. Abbiamo una serie di piombi. Io utilizzo solitamente un piombo da 100 grammi, mai meno, motivato dall'autoferrata, che secondo me è importante. Quindi varie tipologie di piombi, tipo questo, con le sfaccettature, comode, soprattutto quando si pesca in delle zone dove ci sono delle zone pianeggianti e corrente, quindi si riesce a fermare meglio.
abbiamo anche dei piombi più piccoli, soprattutto per pescare in fiume, un 60-70 grammi, direi sono ottimali. Terminiamo infine la carrellata della mia cassetta con questo bello oggettino, di cui troverete anche il link in descrizione di un video che ho fatto su una recensione Amazon. E quindi questo qui è il mio mais fake, che io consiglio a tutti, in quanto soprattutto nel periodo estivo lo reputo molto attrattivo, straconsigliato. Allora, arriviamo ora agli ami. Allora, gli ami, come vedete, io utilizzo quelli della Caperlan, secondo me sono ottimi, hanno varie tipologie di ami e comunque questi li vedremo in un video a seguire nello specifico. Quindi anche qui abbiamo degli altri ami, altri gommini, le mitiche anelle che io utilizzo spesso soprattutto in fiume dove il pesce è molto sospettoso e non vuole sentire rumori, quindi a quel punto è meglio utilizzare un'anella, che è la vecchia tipologia di pesca a fondo che si faceva una volta, comoda e comunque economica. La prima parte della mattinata è andata, proviamo a fare un cambio tattico, metteremo su un Mago Trig che avete già visto anche in un precedente video, a base di mais e bigatino. Proviamo. Prepariamo quindi il nostro Mago Trig innescando il bigattino morto o stirato, di cui trovate il link in descrizione del video. Basterà prendere appunto qualche bigattino e innescarlo in modo che faccia un fiocchetto sicuramente attrattivo questo inizio stagione. Una volta innescato il bigattino si fa rientrare la punta nella parte del mais. Questo è il risultato finale. Oramai la giornata sta finendo in questa mattinata bellissima ma povera di catture. Abbiamo fatto 4 chiacchiere, spero di avervi fatto compagnia e comunque spero che vi sia interessata anche il contenuto della mia cassetta. Ci vediamo alla prossima e credeteci sempre. Ciao da Giampi.